Se da un lato ci sono le proteste dei proprietari e gestori di bar e ristoranti che lamentano la perdita di clienti e di fatturato a causa della nuova ordinanza emessa dalla Regione Campania con la quale è prevista la chiusura alle ore 18, dall'altro lato ci sono le immagini di una Napoli splendente che per le strade di via Partenope, via Caracciolo, piazza Nazario Sauro accoglie i suoi abitanti nel weekend a cavallo tra ottobre e novembre. Il lungomare, come si può notare, è pieno di persone che vogliono trascorrere ancora momenti spensierati temendo a giorni la notizia di un nuovo lockdown. Io sono uscita perché già nell'area si vocifera il lockdown, quindi ho preferito, ho detto andiamo a mangiare la pizza perché come si mangia in pizzeria non si mangia a nessuna parte e poi restiamo chiusi. Sono contenta per i ristoratori, sono contenta per la città di Napoli, per la sposa che sta alle spalle, però ci vuole perché ogni tanto abbiamo bisogno della normalità che purtroppo manca. È stato proprio questo il pensiero di stamattina, abbiamo detto andiamoci a mangiare una pizza e godiamoci questi ultimi giorni perché probabilmente sappiamo che andiamo incontro a questa situazione. E noi fortunatamente viviamo in una città meravigliosa, come potete vedere oggi è una giornata che apparentemente sembra tranquilla per tutti noi, cioè vogliamo godere la libertà, il fatto che ci richiudano per quanto mi riguarda è impensabile, sono distrutta, cioè sono nervosa e quindi cerchiamo di sdrammatizzare in questo modo. Ma veramente io vengo tutti i giorni, sono abitué. A me piace passeggiare, quindi però con calma. Con calma, tranquillità. Certo, non mi aspettavo questa confusione oggi. Questo è pericoloso per il Covid, questo è certamente. Quelli che hanno tolto la sera sta di mattina, quindi il problema non si è risolto. Sono i metodi che non vanno bene. Se tu mi chiudi una città e mi dici fino alle 6, ok, perfetto. A che serve poi che vengo qua giù e trovo questa confusione? Perché se la sera alle 6:10 non sta più nessuno, a che serve? Meglio tenerle nel tempo e controllare l'afflusso delle persone. Questo è il problema, dovrebbe essere. Perché il Covid si mangia via, uno veglia il 5 mattina, uno veglia il 9 a sera. È la stessa cosa, non cambia. Non è l'orario del. Il Covid non c'ha un orologio. Il Covid è presente 24 ore su 24. Su questo non ci si discute. Siamo noi che siamo sbagliati, non è il Covid.